Ciao bambini, questo Electric. Sono leggermente triste perché ho appena cestinato un video. Sì, io sono il tipo che se non gli piace il video che ha appena fatto, lo butto via. Quindi ho perso tempo prezioso. Yes! Oggi siamo qui per trattare un personaggio creato dal sottoscritto. Un personaggio in realtà molto complesso, sia da un punto di vista della personalità che dal design grafico stesso. Un personaggio estremamente difficile da disegnare, lo so. Ma è giunta l'ora che questo personaggio diventi di dominio pubblico, meglio dire il vostro dominio. E in codesto libro qui, disegnato dal sottoscritto, libro, fumetto, chiamatelo come vi pare, molto spesso troverete lui. Lui è Frank. Lo potete vedere anche nella sezione con tutti i personaggi, in cui ci sono anche me e mio figlio. Lo potrete trovare a paparazzare dalla finestra, a fare foto agli eventi di Sabrina, a camuffarsi da essere umano e vendere popcorn o gelato. Tutto questo perché in realtà Frank è un personaggio alquanto avido, veniale, un personaggio a cui piace vincere facile, opportunista, egoista, cinico e sadico. Wow, è più o meno l'immagine dell'italiano medio. Forse vuole essere una critica? Fatto sta che oggi lo impareremo a disegnare. Non soltanto per il mero gusto di farlo, ma più perché vorrei vederlo fatto da voi. Vorrei vederlo nei vostri meme, nei vostri post creativi più o meno, in modo che io possa revisionarli in un prossimo video. Essendo io un personaggio scemo che non può fare uno o addirittura due video al giorno, da adesso in poi vi dovrò invitare a schiacciare il pulsante a forma di campanella qui sotto, tipo qui sotto più o meno. Una persona che pubblica uno o due video a settimana non può competere contro un algoritmo spietato che premia molto più spesso la quantità over quality. Quindi mi raccomando, vi prego, iscrivetevi e schiacciate la campanella, sono divertente. Speo, sì, sei divertente, sei bravo e simpatico. Frank è un gattone simpatico e grasso che molto spesso si spaccia per umano, ha la capacità di parlare ed è molto bastard inside, ok? O anche outside in realtà. Per disegnare Frank non dobbiamo disegnare una sottiletta, ok? Come non dobbiamo disegnare un Viewstel. Come non dobbiamo disegnare dei Joy-Con, ok bambini? Niente Joy-Con, non oggi. Per disegnare Frank in modo adeguato e preciso abbiamo bisogno di un ovoide, una figura ovoidale. Che non è precisamente un'ellisse che ha due fuochi, non è una sfera, quindi no e no, e non è un quadrato. Perché se fosse così, con l'ellisse sarebbe troppo dritto, troppo affusolato questo Frank. Se fosse una sfera forse sarebbe un po' troppo tondo, direi. Sì, mi piace grasso così, ma neanche troppo. Gno. Se fosse un quadrato vuol dire che si è mangiato, non lo so, un dizionario di latino. Quindi piuttosto che continuare a dirvi cosa non dovete fare, forse è meglio passare a cosa dovete fare. Quello che vedete qui illustrato non è altro che un uovo. Con l'uovo ci si fa una magnifica carbonara, che è uno dei piatti preferiti di Frank. O lo puoi facilmente cucinare all'occhio di bue, che, perché no, se cotto bene, ha il giusto valore proteico piuttosto che grasso per i tuoi muscoletti. Ho fatto questa premessa perché, vi chiederete perché, in realtà per niente. In realtà io per creare Frank creo prima un cerchio, mi aiuta per individuare più o meno la testa, no? È quello che fareste se disegnaste una bellissima ragazzina anime kawaii che fa gnu, ciao, io sono una ragazzina anime kawaii, gnu 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 gnu. Quello che fareste. Ma funziona anche in questo caso, in cui io vado ad abbinare un altro ovoidale, una ellisse all'incirca, no? Deve finire un po' più a saccotto sotto, che è la panza, no? E poi vado a chiudere questo saccotto come se fosse un contenitore di palle. Se non l'avete mai visto e siete maschietti, abbassate le mutande, troverete una bella sorpresa. Se siete delle femminucce, abbassate le mutande di vostro fratello barra padre e capirete. Una volta chiusa questa magnifica figura, otterremo questa sacchetta che possiamo paragonare ad esempio ad un tubero, no? A una bella patata, di quelle che poi quando le mangi ti sazi, serve a mangiare la patata, no? Quindi se avete difficoltà
estrema difficoltà nel disegnare questo complesso gatto, questa figura così difficile da concepire, prendete una patata, lo so, oggetto piuttosto raro nel mondo contemporaneo, ve la mettete di fianco e cercate prima di imitarla. Diventa la patata. Sì, la patata. Ciao, sono un patato. Una volta raggiunto l'equilibrio tra la vostra anima e il vostro corpo e sarete tutt'uno con una patata, potete passare al prossimo passo. A questa patata noi dobbiamo aggiungere due bottoni, chiamiamoli così, due cerchi. Un cerchio è una figura che è stata scoperta nell'antica Grecia mentre che si guardava il sole e guardando il sole sanguinavano gli occhi e si diventava ciechi. E così gli antichi greci hanno detto: piuttosto che guardare il sole, creiamo una forma che assomiglia al sole così da guardare quella. Ed è da quel momento che la gente fissa i cerchi pensando che siano il sole. Ma sorpresa delle sorprese, mi dispiace dirlo io a voi e togliervi e uccidere la vostra realtà e le vostre conoscenze. Ma in realtà un cerchio è solo un cerchio, non è il sole, dai, su! Se io applico quindi all'incirca alla metà, no, di questa distanza un cerchio completamente nero, quindi un sole nero, otterrò il primo occhio e lo vado a mettere anche dall'altro lato. E ho due occhi. La bocca è all'incirca a metà tra i due occhi, è la stessa altezza perché deve essere buffa. Okay? Se io la metto un po' più in basso, vedete che non è più buffo come prima. Se io lo metto qui sotto, non è più, sì, è buffo uguale, ok, ammetto che è un po' buffo, però mi piace qua su, gnu, mi piace tra i due occhi, ok? Adesso io direi che per disegnare le orecchie di questo Frank, di questo gattone, possiamo far riferimento a un altro antico cibo, così come abbiamo utilizzato l'uovo e la patata, è ora di utilizzare una fetta di pizza, ok? Questa col salame, perché a me mi piace il salame, ok? La fetta di pizza col salame mi ricorda un'altra figura che è stata sempre scoperta dagli antichi greci. È ancora un mistero se viene prima la pizza o il triangolo. È nato prima il triangolo o la pizza? Perché prima è nato il cerchio o la pizza tonda? Poi quando l'hanno tagliata, ha detto: oh, ma questo spicchio di pizza assomiglia a un triangolo. E così è stato inventato il triangolo. Ha senso? Mi raccomando, quando vi interrogano in storia dite proprio questo. 10 assicurato. Il modo con cui io faccio le orecchie di Frank non è semplicemente appoggiare due fette di pizza così sulla testa, perché sono brutte. Io voglio proseguire, no? La sinuosità, la curvatura del corpo con le orecchie. Vado a seguire questa curvatura in modo che sia tutto equilibrato, armonico. Le orecchie dei gatti sono armoniche, perché quando si disegnano le orecchie dei gatti dovete pensare alle fisarmoniche, così che vi vengano armoniose. Ha senso? Sì. Una volta chiuso questo orecchio, quindi vedete come bello ciccio l'orecchio, no? Possiamo passare all'altro orecchiotto. Adesso, per disegnare gli arti, che sono la parte più difficile di questo personaggio, sono dei personaggi in generale, tant'è che quando l'ho disegnato su Cavolini perdevo il 70% della giornata soltanto per gli arti di Frank. Se lo scoprisse Sabrina mi ammazzerebbe probabilmente. Quindi adesso io perderò le prossime 3 ore a disegnare gli arti di Frank. Ovviamente per voi sarà velocizzato, ma sappiate che è un processo complicatissimo. Wow, mamma mia che fatica, ma ragazzi, io mi devo prendere una pausa un attimino. Sono stato completamente prosciugato delle mie forze artistiche. A breve esce il film di My Hero Academia. Ok, io direi che adesso posso disegnare anche l'altra manina, l'altro piedino e l'altro piedino. Oh, ma allora tutti quei calcoli erano inutili. Ovviamente ci serve la coda del nostro caro Frank qui dietro. Una volta ripassato il nostro Frank, possiamo colorarlo, ok? Il colore di Frank è un colore che non esiste nella tavola periodica degli elementi. È un colore che ho dovuto letteralmente inventare io, proprio perché non esisteva. Ho detto: sai che ho bisogno di un colore nuovo, un colore che non esiste.
un colore che è il grigio, un colore che appunto non esisteva, che ho quindi dovuto inventare io. E queste che vedete qui sono le principali espressioni di Frank. La più utilizzata probabilmente è proprio questa qui, quella totalmente apatica verso l'universo, il prossimo e qualunque cosa meriti un minimo di empatia, lui se ne frega altamente. Adesso abbiamo fatto gli stupidi a sufficienza per questo video, passiamo alle cose serie, the real stuff. Let's get real, boys. Non scherzo con il fatto che davvero mi piacerebbe vedere voi dove utilizzereste questo gatto, questa testa di ca che va in giro a spezzare i cuori. Qui abbiamo un esempio, una delle prime tavole che ho fatto con Frank, che fa Frank che arriva, vede un piccolo po' disegnare e gli dice: che fai? Mi esercito tutto il giorno per diventare il miglior disegnatore del mondo intero. Questo non è uno shonen giapponese, ma l'amara realtà, lascia perdere. Ovviamente piccolo Peo ha il cuore spezzato, hai ragione, e rompe il foglio. Felice che non ti faccia illusioni. Un bastardo. E mi piace in realtà. Mi piace un personaggio che ti riporta con i piedi per terra. Che sogni a fare? Tanto non combinerai un ceppo alla vita. Ehi, tu che hai scelto economia e commercio soltanto perché non sapevi che fare, sappi che non combinerai un cacchio della vita. Adesso vi faccio vedere la tavola che ha spopolato su Instagram. Mi ha fatto più mi piace di forever, di sempre. E un po' lo capisco anche, mi fa capire che la mentalità là fuori è un po' stupidotta, e quindi le battute più stupidotte hanno più efficacia. Siamo io e Topi che leggiamo a letto, lui che sta imparando a leggere ormai. La Befana vien di notte, come fanno le m? No, gatto cattivo. Secondo voi cosa stava per dire? È marmotte? Qui abbiamo un altro esempio di Frank bastardo dentro. C'è Zio Peo che disegna con lì un amiibo di Link, arriva Frank e gli fa: che c'è? Tump! E butta giù il Link. Oh, perché? Sono un gatto e il mio lavoro, sai com'è? Quindi il nostro caro Frank è un personaggio stro... La verità è che io stesso vorrei fare dei video molto simili agli Le Why di PewDiePie, che sono un rip-off del Yai di Jack Films. Però il mio vorrei che fosse basato sul disegno, sui meme con il disegno, perché no? Quindi sulla vostra creatività, sulla mia creatività, su quello che diavolo è. Quindi vi super invito a disegnare Frank, a metterlo in situazioni strane in cui lui possa essere stronzo, criticare, insultare, perché no? E taggatemi su Instagram, così che io tra una settimana direi posso revisionare e recensire e valutare i vostri Frank meme, i vostri Frank art. E direi che questo è quanto per questo video. Oh my god, mi raccomando, accendete la dannata campanella, o YouTube farà in modo che voi vi dimentichiate di me per sempre. Passi da 3 video a settimana a 2 per farli più belli, in realtà vieni penalizzato, vieni preso a sculacciate, ok? Passi da 30.000, 40.000 views improvvisamente a pregare per le 10.000. Ci arriviamo a 10.000 questa volta? Mi sa di no. Signori, questo era un triste, nonché felicissimo, nonché depresso, electric. O come mi chiama mia mamma. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.